Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Vecchiare la Staffa. Questa sera sono in compagnia di Giuliano Guzzo, che è l'autore di un libro recentissimamente uscito con le nostre edizioni. La copertina è questa, Grazie a Dio è il titolo, e il sottotitolo lo leggo tutto perché è un programma. Come la fede promuove la civiltà, il progresso, la pace, la famiglia e la salute. Allora, io vorrei innanzitutto grazie Giuliano di essere questa sera con noi e vorrei innanzitutto chiederti questo, ma l'idea, l'opinione corrente, l'idea che circola di più è che in realtà la fede ormai è un arnese antico e che nessuno più utilizza. Si parla di una società ormai assolutamente desacralizzata e si dice che a parte qualche angolo del mondo rimasto ancora un po' arcaico, insomma, non c'è più spazio né per la fede né per le religioni. Mi sembra che in realtà il tuo lavoro ti abbia portato in una direzione diversa, o sbaglio? No, non sbagli, caro Ezio. Anzitutto buonasera a tutti gli amici in ascolto e grazie per questo gradito invito. No, assolutamente direi che il mio libro mi ha portato in una direzione opposta, nel senso che mi sono accorto, sulla base tra l'altro anche di qualche libro pubblicato da voi e anche da altre fonti, del fatto che in realtà noi, che ci piaccia o no, viviamo dentro una bolla, che è quella del mondo occidentale, una bolla anche mediatica, oltre che culturale, che sicuramente trae, come dire, spunto da una realtà di fatto. Le nostre chiese oggi sono, soprattutto dopo la pandemia, ancora più vuote, vedono dei fedeli anziani, vedono dei reduci quasi più che dei fedeli. Quindi l'impressione che noi abbiamo è effettivamente quella di una fede spacciata, d'accordo? Se non che ci dimentichiamo un piccolo fatto che poi non è proprio piccolo, e cioè che in Occidente, in Europa ancora di più, vive una frazione estremamente minoritaria della popolazione mondiale. Non solo, l'Occidente è anche quella parte del mondo, l'Europa ancora di più, che se le proiezioni demografiche sono corrette vedrà spopolare le proprie aree. Quindi noi viviamo in una parte che rappresenta una piccola quota del mondo e è anche messa male. Quindi non abbiamo una fotografia realistica. Se allarghiamo lo sguardo, e lo possiamo fare guardando all'Asia, guardando all'Africa, guardando al Sud America, guardando veramente al mondo nel suo insieme, scopriamo che in realtà il mondo non si sta desacralizzando, ma sta diventando sempre più religioso. 8 persone su 10 nel mondo in questo momento si riconoscono in una grande religione organizzata, quindi non è che credono in qualche entità, proprio dicono sono cristiano, sono musulmano, sono buddista. Ecco, questo fa molto pensare. E poi un altro dato che comunque pongo in rilievo nel mio libro è che ancorché ininfluente, invisibile, anestetizzata, potremmo dire, la fede in realtà neppure nella vecchia Europa è del tutto scomparsa. E, diciamo che è una fede che, appunto, dicevo, ininfluente, nel senso che non viene praticata, non viene dichiarata, però, ancora una volta, se prendiamo anche il soggetto europeo tipo che se ne infischia delle tradizioni religiose, ha una visione cosmopolita, vuole scoprire il mondo, vuole viaggiare, non ha di sicuro l'idea del radicamento, d'accordo, ma lo intervistiamo a fondo. Molte volte in questo europeo tipo troviamo in realtà una fede o almeno una ricerca. E quindi ecco che il prototipo dell'ateo, quello che ha una risposta che è negativa e si accontenta di questa, è davvero come dire, un prototipo mediatico-culturale che non risponde al vero. Quindi non soltanto per chiudere questa risposta, la fede nel mondo è presente, ma ci sono ottime premesse globali, demografiche, sociali, per immaginare che la fede sarà anche il futuro. E quindi, anziché continuare a crogiolarci in questa bolla per cui appunto il futuro è quella che l'Europa che ci raccontano i media, dovremmo accettare il fatto che, anche avendo uno sguardo laico e del tutto equidistante, che la religione e la fede abbiano ancora molto da dirci. Io credo che questo invito a smettere di fissarci l'ombelico e a guardare un po' più in giro dovrebbe valere su molti fronti, non soltanto su quello della fede, ma sicuramente su quello della fede, in base a quello che tu dici.
Ecco, fino adesso abbiamo parlato di fede, quindi appunto dentro, sotto il cappello della fede ci stanno tante fedi diverse, ovviamente. Ma che ne è del cristianesimo? Perché questa è un'altra grande questione. In certi momenti noi abbiamo effettivamente l'impressione che comunque, non so, l'Islam sia abbastanza vivo ancora. Forse in anni più recenti abbiamo visto anche diffondersi altre pratiche, il buddismo per esempio ha sicuramente guadagnato degli adepti anche in Italia, ma il cristianesimo, appunto, le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, e allora che ne è? Ma in realtà il cristianesimo è in salute. Allora, diciamo che se noi guardiamo gli ultimi decenni, dato che non verrebbe, è controintuitivo, non verrebbe mai in mente appunto di pensarlo, il cattolicesimo, quindi non tutto il cristianesimo, sicuramente la quota più rappresentativa, il cattolicesimo rappresenta come 20-30 anni fa, in questo momento, 2 persone su 10 nel mondo, 18, quasi il 18%, un po' più del 18%, sono persone cattoliche nel mondo. E questo fa pensare perché negli ultimi 30-40 anni, appunto, in Europa e nel mondo occidentale ha perso molte quote di simpatie, i seminari si sono votati, eppure il cattolicesimo stesso rimane, ripeto, al 18-20% da decenni a questa parte. Il cristianesimo nel suo insieme, in realtà, è ancora di più, quindi abbiamo qualche miliardo di cristiani nel mondo, difficile dirlo con esattezza, anche perché ci troviamo di fronte a un paradosso, che la fede cristiana, che è considerata sui viali del tramonto, prospera per di più proprio in quei paesi, per esempio l'India, ma soprattutto la Cina, in cui sostanzialmente dichiararsi cristiani, vivere da cristiani, o è sconsigliato o è comunque molto difficile. E questo anche in altri paesi dell'Africa, dove magari appunto l'estremismo islamico, comunque, ripeto, non è da racchiudere in tutto il mondo islamico, comunque minaccia la fede. Quindi in realtà devo dire che se noi guardiamo le statistiche, il cristianesimo è assolutamente in salute. Questo dovrebbe indurci un ottimismo e dovrebbe farci capire che ancora una volta non si è, se si crede, dal lato vecchio della storia, non si è in soffitta, non si è tra i ferri vecchi, ma si è comunque forse in un futuro che l'Europa ritroverà. Anzi, ci sono anche su questo indizi del fatto che l'Europa potrebbe, se non ricristianizzarsi, sicuramente desecolarizzarsi. Infatti, nel libro lo riporto chiaramente, alcuni autori iniziano proprio a parlare di desecolarizzazione. Ad esempio, a Londra, per fare un esempio, sono anni che il secolarismo non avanza, cioè la quota di persone che sono religiose rimane quella, e anche quelle non credenti. Questo fa pensare perché è una grande metropoli, grande sviluppo, eppure vediamo delle battute d'arresto di quella galoppata secolare che ci promettevano avrebbe conquistato il mondo. Direi che anche questa battuta d'arresto può far pensare e anche sperare. Ecco, ma non è che il cristianesimo è il padre di tutti gli oscurantismi e quindi la civiltà contemporanea, almeno delle sue cose più belle e più progressive, è invece figlia di tutta un'altra storia, in qualche modo anche anticristiana. Non è questa la vulgata che ogni tanto riemerge? Ah, la Vulgata assolutamente, tra l'altro rafforzata da non solo da altri libri, magari anche fortunati dal punto di vista editoriale, ma anche da cinematografia, da stampa. C'è questa idea che si è radicata, il processo a Galileo Galilei viene sempre citato, no? Come la prova che la Chiesa è stata ed è oscurantista. Allora, a parte questo capitolo storico su cui ci sarebbe molto da dire, però stando sul generale, per non magari togliere anche qualche sorpresa a chi volesse, spero siano in tanti, a volesse leggere il libro, possiamo dire, partire con dei dati di fatto. Io ne dico un paio giusto per stare sul generale, ma anche su quello che è inconfutabile. La rivoluzione scientifica, la scienza moderna, è europea. E non è europea e per caso nell'Europa che all'epoca era cristiana. Uno può dire, beh, è successo lì, è nata lì, poteva nascere da qualche altra parte, la scienza poteva affermarsi. No, no, è europea, ha avuto tutta una serie di grandi menti, non soltanto credenti, perché questo spatta un po' anche se vogliamo l'idea per cui, come ho appena detto, c'è una sovrapposizione accidentale tra fede cristiana, storia e rivoluzione scientifica. No, no, erano profondamente devoti. Non tutti sanno, per esempio, che un certo Newton, che ha qualcosa ha detto nel mondo della scienza, aspirava ad essere il primo teologo della sua epoca, non il primo fisico.
e ha scritto sostanzialmente quasi più testi, se non addirittura più testi, proprio di materia di teologia che di scienza. Questo è un esempio storico, ma ce ne sono tanti altri, e devo dire, la cosa che più mi ha colpito, ricostruendo anche sulla base di ricerche di altri autori, quello che mi ha colpito è che questi scienziati, molti scienziati, non soltanto, ripeto, erano convenzionalmente, se vogliamo, cristiani, ma erano profondamente devoti. Nelle loro famiglie la sera si pregava, loro leggevano molto la Bibbia, cioè questo, e questo anche in epoca moderna, per non pensare che sia una cosa conclusa. Se noi andiamo a vedere la fede o l'appartenenza o il legame religioso professato dalla gran parte dei Nobel della chimica, della matematica, della fisica, scopriamo come c'è una maggioranza schiacciante di Nobel che orbitano nell'ambito cristiano. E non solo come appartenenza culturale, quindi devo dire che questo fa pensare. Quindi non solo non c'è un oscurantismo, questo l'abbiamo detto, ma esistono anche ottime ragioni per immaginare la fede in particolare cristiana e cattolica alleata della scienza. E senza entrare in discorsi troppo complessi, però una cosa possiamo comunque dirla: la straordinaria fiducia che il cristianesimo ha nella ragione, argomento su cui anche Papa Benedetto XVI ha insistito molto. Già questo, il fatto che la fede non abbia paura, ma abbia nella ragione una delle altre ali, per citare invece Giovanni Paolo II, che portano alla verità, ecco, questo fa già pensare, e devo dire che va a confutare, anche se in maniera generale, in maniera convincente, questo mito dell'oscurantismo religioso che ha portato molta fortuna, pensiamo al Nome della Rosa, al Codice da Vinci, all'editoria, ma ha fatto forse un torto non alla Chiesa, ma alla storia. Insomma, i cristiani non sono stupidi, o se Assolutamente. lo sono nella stessa misura in cui lo sono i laici, cioè i non cristiani. Okay. Esatto. Mettiamola così. Ecco, tu nel tuo libro sfati molti luoghi comuni, o come qua e là li definisci molte sciocchezze correnti, no? E vorrei soffermarmi almeno su una, le guerre di religione. Allora, è proprio vero che si è combattuto soprattutto a causa delle religioni. No, beh, allora, questa è interessante perché è una leggenda metropolitana che non è che vede, come dire, alla quale hanno abboccato le persone semplici. La sentiamo citare da professori universitari, ne sentiamo molto parlare. In realtà, appunto, è una leggenda metropolitana ed è si può comprendere la falsità di questa leggenda sulla base di due prospettive, essenzialmente. La prima è puramente, se vogliamo, qualitativa, nel senso che possiamo dire dov'è che esattamente finisce e inizia la religione? Nel senso che se noi vediamo appunto due popolazioni che hanno due etnie e anche due fedi diverse in conflitto fra di loro, noi possiamo, come dire, assolutamente dire che l'elemento religioso non c'entra nulla. Chiaramente no, ci sarà anche questo elemento che può concorrere ad alimentare un certo tipo di tensione e di attrito. Se però non andiamo a vedere, qui passiamo al lato invece quantitativo, quando quell'elemento religioso è la miccia, è il detonatore dello scontro, ci troviamo di fronte a una sorpresa incredibile, perché non chi vi parla, non Edizioni Lindau, ma degli storici che hanno catalogato pazientemente fino a 1700 conflitti, millenni di storia, quindi quasi tutti quelli che sono conosciuti, hanno scoperto due cose. La prima è che i conflitti davvero nati sulla base di motivazioni religiose, tra questi conflitti, tra l'altro, non ci sono neppure le crociate, che sono le guerre di religione per antonomasia, se uno le va a studiare non sono fra queste, sono il 6%, quindi nel 94% dei casi la fede che può avere avuto un ruolo, ma non è stata mai la miccia, il vero motivo dello scontro. E se tra questo 6% togliamo gli scontri che hanno avuto per protagonista o comunque come dire, come pilastro la fede islamica, ci riduciamo al 3%. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno francamente irrisorio, irrilevante da un punto di vista storico. E se non bastassero questi dati, basta riflettere, senza avere una particolare cultura storica, sul Novecento. Il Novecento è stata l'epoca dei genocidi, dei totalitarismi, degli stermini di massa, dei lager e dei gulag, ma non è stato un secolo in cui queste grandi tragedie hanno avuto dei leader religiosi a promuoverle. Questo da solo, dal mio punto di vista, questo fatto inconfutabile, smentisce questo. Non soltanto, se noi andiamo a vedere anche, qui davvero concludo, i ruoli che hanno avuto i papi in
in tutto il Novecento, giusto per citare le massime autorità religiose, nei confronti di questi conflitti, troviamo purtroppo non sempre riusciti, ma dei tentativi costanti, incessanti, pressanti di arrivare alla pace. Questo nel libro non l'ho scritto, ma basta vedere anche il Santo Padre in questo momento e la Santa Sede. Sono delle voci che sicuramente rispetto al conflitto in Ucraina stanno spingendo per che si addivenga a una tregua, a un cessate il fuoco. Quindi c'è una tradizione che continua e quindi queste guerre di religione fanno molto comodo ancora una volta all'editoria, come il Medioevo, su cui potremmo parlare, fa comodo immaginarlo, veramente la galleria degli orrori della storia, ma i fatti, che sono molto ostinati, al di là di quello che possiamo pensare, sono anche molto chiari e dicono un'altra cosa. Certo. Venendo, tornando invece, diciamo, all'attualità, ai tempi nostri, a un giovane, cosa dice la fede? Che ruolo può avere nella sua Ma vita, nella sua formazione, nella sua... diciamo che anche qui ci troviamo di fronte a uno stereotipo, no? Quello per cui i giovani sono totalmente, non soltanto lontani dalla fede, ma lontanissimi dai valori, sono un disastro, sono il vuoto pneumatico davanti a noi. C'è sempre questa idea veramente pessimistica che tra l'altro se uno si va a rileggere Platone e Aristotele, soprattutto Platone e Socrate, chiedo scusa, trova delle sentenze simili di disperazione nei confronti dei giovani già 2500 anni fa. Quindi già questo dovrebbe far pensare. Ma al di là di questa nota così di aneddoti, no, in realtà i giovani non sono così. Intanto perché nel mondo, chiaramente se il mondo, come dicevamo all'inizio, è religioso, anche i giovani nel mondo globalmente sono religiosi. Ma poi i giovani tante volte non si allontanano, cioè c'è un po' questa idea, no? Specialmente in ambito cattolico prossimo a noi, che i giovani si allontanano dalla Chiesa o dalla fede perché sono disgustati dall'ipocrisia della Chiesa, sono stanchi degli scandali della Chiesa che sicuramente non aiutano, che chiaramente non aiutano, ma e quindi e poi hanno a che fare con una morale vecchia e superata, vorrebbero degli aggiornamenti, delle aperture, pena il fatto che continuano ad andarsene. Questa è l'idea. I fatti sono che però se si vanno a intervistare, ci sono degli studiosi che lo hanno fatto, a intervistare questi giovani, si scopre che molte volte hanno i genitori che a loro volta non vanno a messa e sappiamo che l'esempio genitoriale in positivo e in negativo, in questo caso in positivo, pesa anche in questo ambito. E quindi se sai tuo padre o tua madre che in chiesa non vanno da 20 anni e vedi che tutti i giovani se ne fregano a meno parole della chiesa, perché dovresti andarci tu? I giovani smettono. E poi magari hanno anche i sacerdoti che pur impegnandosi delle volte di fronte a domande di un certo livello, non sanno dare delle risposte convincenti. Quindi c'è un allontanamento, sì, ma non c'è una dispersione, soprattutto non c'è, e qui mi piace ricordarlo, un ateismo diffuso. Franco Garelli, che è un grande sociologo italiano, che mi sono permesso di citare nel mio libro, ha fatto una ricerca qualche anno fa proprio ma ne fa tante in realtà, comunque sulla religiosità anche dei giovani, e andando a vedere qual è la quota di giovani che effettivamente dice di non credere in nulla, non quella che è in ricerca, quella che comunque crede, si scopre, si torna a quel numero che dicevamo prima, quindi a percentuali davvero piccole, 2, 3, 4%. Quindi ancora una volta esiste chiaramente nella religione organizzata, specialmente in Occidente, pochi giovani restano. Ma esiste, questo dovrebbe confortare anche gli educatori, i pastori, gli evangelizzatori, esistono praterie, quote di praterie di società, di giovani che sarebbero alla ricerca, che sono alla ricerca e che non hanno escluso di credere. Magari non si sono posti le domande perché distratti dai mass media e perché magari non hanno avuto un buon esempio, dal punto di vista anche solo familiare. Infatti, e passo a concludere, gli studiosi più avveduti, più attenti, che dicono cosa dovrebbero fare le parrocchie, le congregazioni per non perdere i giovani, dicono: ma voi avete perso già le loro famiglie. Iniziate a portare in chiesa, in parrocchia, le loro famiglie. I giovani nasceranno lì, vedranno questo tipo di esempio e state tranquilli che difficilmente scapperanno, non per la dottrina, ma proprio per l'esempio, per le risposte, per la testimonianza che troveranno. Sì, io ti dirò che certe volte penso che molti giovani che si dimostrano molto sensibili ai problemi del nostro tempo, che si impegnano nel volontariato, eccetera, che magari pensano di non credere, in realtà credono senza sapere, no? C'è anche questa quota di persone Paradosso, che sì. crede senza saperlo, non lo sa, però di fatto vive
una qualche forma di fede, di religiosità, insomma. Infatti. Ecco, tu hai toccato anche il tema della famiglia. Dunque, famiglia e fede. La storia della famiglia, sempre della famiglia come l'abbiamo conosciuta, come la conosciamo, sembra arrivata al capolinea. È così o non è così? E c'entra in qualche modo anche la fede, non sei più nato? Ma diciamo che c'è un legame molto forte tra famiglia e religione. Basti pensare che per secoli, salvo proprio in età moderna, il matrimonio era un istituto strettamente connesso alla fede, alla religione cristiana. Così, evidentemente, è sempre meno. Questo è un dato, questo lo possiamo dire, inconfutabile. Però anche in questo confronto, quindi prendendo atto che almeno nel mondo occidentale, sicuramente in Europa e in Italia, il matrimonio civile sta scalciando quello religioso, proprio questo confronto, c'è cioè la possibilità empirica di confrontare il matrimonio religioso, il matrimonio civile, le convivenze, che sono un'altra cosa ancora. Ecco, quindi questa, come dire, questo menù affettivo molto ricco che magari decenni fa non c'era, ci consente di fare dei confronti. E facendo questi confronti troviamo che quel vecchio arnese che è la famiglia, secondo alcuni, quel fossile che è la famiglia fondata sul matrimonio, in realtà non soltanto comunque resta nel panorama e ci mancherebbe altro, ma continua ad avere delle interessanti qualità sociali, quindi pensiamo per esempio al numero di figli che nascono. Le famiglie, si parla molto come aiutare queste famiglie, bonus bebè, minchia bonus bebè, asili nido. Bene, le famiglie religiose in un contesto anche difficile continuano ad essere prolifiche, continuano ad avere dei figli, anche più della media. Quindi da questo punto di vista aiutano la natalità. Ma poi vengono immaginate le famiglie religiose, quelle quindi dove c'è un'appartenenza condivisa della fede, io mi riferisco soprattutto a quello, quindi non tanto a coppie miste, ma ad esempio a una coppia appunto cristiana, scopriamo come sono immaginate come le camere della tortura, no? Dove le violenze peggiori avvengono in famiglia. Ecco. Non è così, addirittura vediamo proprio come la fede, da questo punto di vista, è anche appunto un supporto sociale, va a contenere o comunque è associata a una riduzione degli scontri, delle violenze, proprio perché magari non prevede o scoraggia la separazione e i divorzi, conseguentemente anche le violenze e le tensioni che naturalmente si creano in ogni relazione, nelle famiglie religiose, tendono, questo non sulla base degli esempi personali, ma sulla base dei numeri, a essere come dire, più contenuti. Questo non vuol dire che la famiglia religiosa è la famiglia monobianco, assolutamente no, perché quella è un'astrazione, ma sicuramente resta una protagonista virtuosa, mi permetto di usare questo aggettivo, del nostro panorama sociale. Il fatto è che non si ricordi mai, ancora una volta, non fa un torto alla famiglia che vive come meglio riesce, ma fa un torto alla realtà, che fingiamo che non esiste. Certo, in uno degli ultimi capitoli del tuo libro invece affronti il tema della preghiera. Allora, in qualche modo, attorno alla preghiera si possono riunire tutta una serie di pregiudizi che abbiamo evocato e mille altri ancora, no? Nel senso che la preghiera è sinonimo di devozione e il rapporto devozionale sembra proprio la quintessenza di uno spirito superstizioso o giù di lì, insomma, no? In realtà la preghiera non solo può essere molto di più, ma è di fatto molto di più, mi pare di capire. Esatto, no, la preghiera, diciamo che sorprendentemente c'è una, come dire, c'è una battuta che dice che non ci trovano atei quando un aereo sta precipitando, no? Che tutti quanti si mettono a pregare. Ecco, diciamo che questa è magari una battuta, però ad esempio rende l'idea, durante la pandemia, una situazione difficile, non paragonabile a quella dell'aereo, ma comunque molto critica, e l'ho riportata nel libro, ci sono stati intellettuali atei che hanno ripreso a pregare, memore delle preghiere che sapevano da ragazzini e poi non le facevano da una vita, perché sentivano questa necessità e non trovavano risposte prese dal problema della pandemia, appunto, dalla pandemia, nella scienza, nel progresso e in queste cose. Quindi la preghiera rimane protagonista in tutti. Chiaramente ci sono delle situazioni che assopiscono il benessere, d'accordo? Ci sono delle situazioni che risvegliano. Però devo dire che la cosa che più mi ha, e quindi non è una cosa soltanto per bigotti o per gente che abbia un fervore religioso di un certo tipo, è una, come dire, una tensione dell'anima, mi permetto di definire comune, ma e soprattutto devo dire che la cosa che più mi ha colpito della preghiera della devozione è quanto essa, veramente di misura rilevante, sia associata alla salute.
Uno può dire, sì, cioè, ci sono dei frutti spirituali, nessuno di noi può negarlo, può escluderlo, può affermarlo. Ci sono dei frutti, ma ci sono anche dei frutti sociali, cioè una società dove molti vanno in chiesa, dove osservano i comandamenti, potremmo dire, è una società dove le droghe se ne fa un uso più contenuto, il crimine prospera meno e dove si vive di più. E uno dice, ma come mai vive di più? Perché alla fine, generalmente, poi abbiamo tutti gli esempi magari che possono andare, però perché si vede di più? Diciamo che gli scienziati si stanno rovellando su questo da anni e hanno trovato una parte della risposta. La risposta completa non c'è, ma una parte della risposta che cosa dice? Dice che se tu sei un osservante credente, difficilmente ti farai uso di sostanze stupefacenti, difficilmente farai parte di un'associazione criminale, difficilmente abuserai dell'alcol, avrai delle relazioni. Andare in chiesa non significa, significa comunque appartenere a una comunità. E le relazioni aiutano chiaramente la qualità della vita, no? Quindi ci sono tutta una serie di associazioni che portano a vedere come la devozione e la fede praticata e la preghiera hanno degli effetti importanti. E poi ci sono anche, e concludo davvero, degli aspetti delle volte quasi miracolosi. Io riporto nel libro una testimonianza di uno studioso della mente, quale era Oliver Sacks, che in un suo libro famoso, che era appunto L'uomo che cambiò sua moglie per un cappello, riporta il caso di un malato grave che sostanzialmente chiama il marinaio perduto nel libro. Questo marinaio perduto perché? Perché era un ex militare, in seguito a un trauma, sostanzialmente aveva avuto un disturbo tale per cui non riusciva sostanzialmente a ricordarsi nulla che durasse più di 30 secondi o un minuto. Quindi dopo mezza giornata non ti riconosceva più, aveva delle difficoltà enormi. Era un caso pietoso, proprio definito così. E quindi il Sacks scrive: io ero convinto che quest'uomo non avesse più neanche l'anima. C'è stato però un momento in cui le infermiere l'hanno chiamato, gli hanno detto: no, guardi, che quest'uomo in realtà l'anima ce l'ha, deve vedere quando va a fare la comunione, quando va in chiesa, che coordinamento ha. E Sacks descrive, dice: io non ci credo, va a vedere la messa. E vede quest'uomo in mezzo agli altri fedeli che si inginocchia, riceve la comunione e Sacks rimane sconvolto e dice: effettivamente avevano ragione le infermiere. In quel momento lì lui non era più il marinaio perduto, ma lui ritrovava mentre faceva la Santa Comunione la sua anima. Questi sono dei casi eccezionali, però fanno pensare e fanno anche forse commuovere su quelle che sono le potenzialità della devozione. Certamente, poi appunto come questo tu dicevi, la preghiera non c'è dubbio che appartiene all'antropologia umana, no? Non è soltanto qualcosa di legato ad una pratica piuttosto che un'altra, è proprio un'apertura dell'uomo verso il cosmo e tutto quello che ci sta dietro, insomma, no? Che è proprio connaturata in ciascuno di noi. Un'ultima questione volevo. Nelle ultime pagine del libro, parlando della religione, in particolare direi del cristianesimo, tu sostieni una tesi che mi ha molto interessato, e cioè, riassumo in modo rozzo e tu mi correggerai, una proposta forte, interessa, affascina, coinvolge, funziona di più, insomma, no? Di una proposta debole, dove per proposta debole intendo una parziale dissoluzione della fede in quelli che sono i valori della società contemporanea, no? Cioè una fede addomesticata e meno efficace di una fede invece riproposta nei suoi termini più puri e anche più severi da un certo punto di vista. Ecco, Certo. mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa in più su questo. Ma volentieri. Allora, diciamo che se noi abbiamo la preoccupazione dal punto di vista religioso che una congregazione, che una chiesa, che una parrocchia chiuda i battenti, possiamo lasciare le cose come stanno e non porci neanche problema. Se invece però noi osserviamo, ad esempio, l'arcipelago protestante, che è un arcipelago in cui le denominazioni sono tantissime, specialmente negli Stati Uniti, e quindi c'è una concorrenza, se vogliamo, anche e la possibilità di fare dei confronti tra queste chiese, queste denominazioni, che cosa si osserva non da adesso, attenzione, ma da decenni, che le congregazioni liberal, quelle che abbracciano di più l'agenda mondana, quelle che dicono sì all'aborto, che considerano le adozioni, il matrimonio omosessuale, quelle che veramente sposano l'agenda politica anche liberal, hanno una grande visibilità magari sui media, però perdono fedeli. Invece, ma perdono fedeli veramente a rotta di collo. Invece, dall'altra parte, quelle più conservatrici, che da un punto di vista
anche qua intuitivo, dovremmo dire spacciate, perché quelle ancora propongono una visione ortodossa, anche se vogliamo quasi fondamentalista, da certi punti di vista, non solo stanno in piedi, ma crescono. E hanno la stessa religione, non è che l'Islam, come mai? E dei sociologi si sono posti il problema, anche dei sociologi progressisti, attenzione, quindi non parliamo di gente che ha cercato delle risposte che aveva già in mente di trovare, no, proprio gente che ha osservato, e vediamo che la fede in qualche modo forte, quindi non la minestra riscaldata, attrae, e questo è un mio convincimento per tante ragioni, però forse la più importante è la seguente, che siamo stati programmati da chi ci ha creato, che vogliamo chiamare Dio, vogliamo chiamare come vogliamo, ma qualcuno sicuramente ha fatto questo lavoro, per qualcosa di grande, non per accontentarci degli slogan, delle rispostine facili, ma siamo nati con delle aspirazioni, con una nostalgia, se vogliamo, anche di infinito e di eterno, che forse alla fine dobbiamo cercare di appagare in qualche modo. E possiamo farlo anche in maniera negativa, chiaramente, pensiamo a chi si radicalizza, come appunto i fondamentalisti islamici, però è insaziata molte volte in tanti di noi. Quindi ecco che una fede che ti dà davvero una risposta non soltanto all'immediato, ma al destino della tua anima, a quello che sarà dopo, probabilmente è una fede che risulta attrattiva, una fede invece accomodante che ti applaude a qualunque cosa tu faccia, è una fede che, voglio dire, non converte. Infatti, c'è una frase che mi piace ripetere, che la cultura dominante di fronte a una chiesa che ha una religione che apre tutte le porte, insomma, da un certo punto di vista si arrende alla modernità, non è una chiesa. Non è una società che si convertirà, è una società che farà i complimenti a questa chiesa e tutto finisce lì. Se invece vogliamo che la fede continui a prosperare, dobbiamo non essere integralisti, non essere settari, questo non è un atteggiamento che mi convince, ma sicuramente proporre con una certa fermezza anche certi principi. Mi piace questa cosa dei complimenti, anche perché, insomma, mi sembra descrivere bene certe situazioni che abbiamo vissuto anche recentemente. Direi. Senti, Giuliano, grazie molte per questa chiacchierata che mi sembra che sia stata molto interessante e soprattutto credo abbia fatto venire voglia a molti di approfondire le tue tesi leggendo il libro. Come tu sai, questi nostri incontri che nascono sotto l'etichetta del bicchiere della staffa si concludono con il bicchiere della staffa e quindi tu cosa berrai questa sera? Ma io, fedele un po' ai miei gusti, berrò una birra, Weissen, quindi Eh già, perché tu sei un grande cultore di birra. un appassionato di birra, diciamo, un discreto appassionato. Molto bene. Allora, E tu alla invece? tasca e al libro e a tempi migliori che spero arriveranno. Speriamo. Grazie ancora. Grazie a voi e grazie a Dio.